Un buongiorno agli amici di Ante.it e mi scuso in primis per questa voce che purtroppo mi ha abbandonato nel fine settimana. Abbiamo due ospiti graditissimi, gli amici Massimo Mascetti e Marco Mercuri, due istruttori di tennis che attualmente stanno facendo grandi cose al dopolavoro ferroviario di San Matteo del Tronto. Poi abbiamo anche questa divisa scintillante che andrai a presentare tu, Marco e Massimo, e poi anche Marco. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo, siamo qui, ci rivediamo dopo un po' di tempo. No, vabbè, la divisa ci sembrava insomma doveroso riniziare una nuova attività e almeno presentarci in un certo modo. Allora, illustraci i programmi di questo dopolavoro, poi dopo parliamo anche di altre cose. Sì, come magari già molti sanno, abbiamo iniziato la nostra attività nei mesi estivi, abbiamo creato io e Marco una nostra associazione sportiva che si chiama appunto la Top Tennis Team, ci siamo affiliati alla Federazione Italiana Tennis, abbiamo costituito una scuola, quindi siamo una scuola riconosciuta dalla federazione con un buon numero di ragazzi, quindi abbiamo iniziato dei corsi dal propedeutico al preagonistico, corsi, lezioni per adulti, quindi niente, ora stiamo proseguendo con discreto successo e poi ci sono anche dei programmi estivi che magari più avanti ti illustrerò. Esatto, io comunque volevo anche sottolineare questo cardio tennis che hai portato su anche al dopolavoro. Sì, cardio tennis è una cosa molto divertente, è un'attività aerobica che si svolge su un campo da tennis al ritmo di musica, dove gli allievi appunto giocano a tennis cercando di arrivare a un range di aerobico intorno alle 150 pulsazioni, quindi è diciamo un workout allenante, si bruciano molte calorie e diciamo riscuote molto successo, perché poi lo possono fare tutti, dal principiante all'agonista. Spesso, come anche tu sai caro, chi gioca a tennis non è che si allena tanto fisicamente, sì. Questo è un modo anche per tenersi in forma, stare su fisicamente. Esatto. Sentiamo Marco, ecco, io voglio chiederti innanzitutto questa scuola tennis, anche perché voi ormai siete maestri affermati, l'avete fatto al Circolo Maggione, adesso state facendo quest'altra cosa al dopolavoro. Come vi state preparando, quelli che sono i progetti? Diciamo tutto procede per il meglio. Sin dall'inizio abbiamo riscontrato un buon numero di allievi. La scuola naturalmente è rivolta per i bambini che vanno dai 4 anni in su. Siamo riusciti pure ad partecipare ad alcune tappe del Fit Ranking Program con buoni risultati. Il Fit Ranking Program, che è un circuito di gare dove possono partecipare solo i circoli che sono affiliati alla Federazione Italiana Tennis. Certo. E quindi queste gare avvengono sia tra i vari circoli o nel circolo stesso. L'obiettivo è quello di determinare subito un livello di gioco dell'allievo stesso, e naturalmente vi partecipano solo allievi che non praticano attività sportiva. È un'ottima manifestazione per crescere con la scuola tennis. E inoltre c'è da dire che la qualità della nostra scuola è discreta, in quanto spesso ci troviamo in campo in due, quindi il rapporto allievo-maestro è molto diretto. Sì, in modo da, diciamo, da far crescere l'allievo meglio possibile sotto l'aspetto tecnico. E niente, faremo anche un'ottima promozione per i mesi di aprile e maggio, rivolta ai bambini per i bambini di 4 e 5 anni, con dei prezzi molto vantaggiosi. Direi che ci stiamo muovendo molto bene, non ci resta che mantenere questa linea positiva per un'ulteriore crescita della scuola tennis. Ma conoscendovi sicuramente avrete un grande successo. Torniamo nuovamente col maestro Mascetti. Innanzitutto, ecco, Marco diceva di queste cose prossime, aprile e maggio, che sono proprio preparatori all'estate, e poi se avete in mente insomma qualche sogno nel cassetto. Sì, vabbè.
Sappiamo benissimo, il tennis è uno sport primaverile estivo, esatto, quindi esatto. Adesso con la bella stagione, Carlo, tu sai, magari si gioca, è più piacevole farsi una partita, anche iniziare uno sport dopo i mesi invernali, quest'anno purtroppo falcidiati da malattie, virus, quindi anche il genitore magari un all'aria aperta è un po' restio, anche se noi abbiamo un campo nuovo, coperto, riscaldato, però con la stagione primavera-estate è piacevole, certo, giocare a tennis, quindi ecco, noi nel nostro circolo cerchiamo anche comunque di venire incontro alle famiglie promuovendo a prezzi veramente vantaggiosi l'inizio, diamo a disposizione racchette, cerchiamo di dare anche una divisa ai bambini, quindi l'approccio al tennis per una famiglia oggi è abbastanza abbordabile. E noi parteciperemo con la nostra associazione Campionati a Squadre Giovanili, il circolo Riviera delle Palme, e tra qui faccio una piccola parentesi, noi ringraziamo molto la famiglia Urbanelli che ci ha ospitato, che comunque, come tu sai, sempre sono disponibili, mettono a disposizione questi due campi per la nostra scuola, parteciperà al campionato di D3 e D2. Certo, non facciamo però è un la inizio, Serie A, la certo, Serie B, certo, però certo, si certo. Riparte piano piano, al circolo non ci siamo solo noi, ci sono anche dei discreti giocatori che praticano, quindi comunque è un piccolo inizio, magari si punterà forse un giorno a una promozione in D1. Mai niente, dire mai. Mai dire mai, esatto. Massimo, facendo un po' così un paragone, un distinguo dallo scorso anno a oggi, che progressi avete notato? Ma allora, non è ancora un anno, quindi diciamo a distanza di qualche mese. Sì, come diceva Marco, noi avendo un campo coperto, ma stando in due in campo, riusciamo comunque, Carlo, a dare molto ai ragazzini, perché bene o male c'è un rapporto maestro-allievo di 2 a 5, 2 a 6, in un'ora cerchiamo comunque di seguirli molto da vicino. Questo ha portato dei discreti successi, perché anche giocando un ragazzino giocando le 2-3 ore a settimana ha iniziato a fare queste garette e già si sono classificati abbastanza bene, quindi è da parte nostra un sacrificio, perché magari avendo un campo solo riusciamo a fare un'attività un esatto. po' limitata d'inverno, certo, certo. Però poi adesso con l'estate, avendo due campi, potremmo comunque far crescere di più i ragazzi. Io vi faccio in bocca al lupo, anche perché siete amici carissimi, perché anche un anno mi pare che lo fa la prossima estate, quindi dopo faremo esatto. un bilancio esatto. vero e proprio. Per il momento vi faccio in bocca al lupo per tutto. Grazie, e poi ci crepi il lupo. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci. A voi. Thank you.